Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi vi do il benvenuto con questo make up per le feste. Non so se già siete riusciti a vedere i punti forti di questo make up, che a me piace moltissimo ovviamente. Allora, ho fatto le labbra rosse perché sono un must have nel periodo di feste, quindi anche se mi piacciono anche tanto i look che si rifanno anche ad altri trend che non sono soltanto il rosso, che è un classico, ma comunque ci deve stare il rosso. L'ho reso un po' più interessante con questa brillantezza e metallicità al centro delle labbra, che le rende proprio bagnate, bellissime, che si rifà all'ombretto che ho utilizzato sugli occhi. Guardate il tutorial se volete scoprire quale ombretto ho utilizzato, che è fantastico, lo adoro, e lasciate un like se vi piacerà il video, io spero che sia così. Insomma, niente, spero tanto appunto che vi piaccia. Come sempre è un look con la pelle naturale, questa volta però ho reso lo zigomo molto luminoso perché ho utilizzato un blush con delle perlescenze, ne ho utilizzato un po' di più, di solito ne uso meno per paura che metta in evidenza i pori. Ovviamente non sono andata in questa parte più problematica, diciamo, ma mi sono tenuta su questa parte qui, diciamo, più alta. Spero che il make up vi piaccia, fatemi sapere, lasciatemi tanti commenti. Io ragazzi adoro quando mi lasciano i commenti, pure veramente un altro po' sono pure contenta quando sono negativi, perché mi fa piacere proprio che una persona abbia 2 secondi per scrivere un commento e quindi gli sia piaciuto o non piaciuto il video, comunque gli abbia scatenato qualcosa per dire adesso lascio un commento. Sono troppo felice quando li vedo, vi giuro. Quindi se vi fa piacere lasciate qualche commento, se vi piace, magari per dirmi cos'altro vi piace invece utilizzare, indossare durante le feste e così via. Vi mando un bacionissimo e vi lascio al tutorial. Allora ragazze, andiamo subito con il primo prodotto. Io già ho sistemato le sopracciglia, così almeno uno step in meno da fare, e poi ho realizzato l'occhio destro, di modo che vado proprio spedita a raccontarvi, a illustrarvi il trucco. Allora partiamo subito. Il primo colore che vado ad utilizzare è della palette, di una palette che mi avete visto utilizzare ultimamente, ve l'ho mostrata, mi piace tantissimo, ed è la Ultimate Palette numero 03 Warm Naturals. Praticamente questa bellissima palette di nude, di colori caldi, alcuni brillantinati, alcuni no, che è bellissima, mi sta piacendo tanto, perché appunto come vedrete in questo trucco, anche quando è bella anche da utilizzare da sola, ma torna utile anche per delle tips, per dei particolari, per dei colori, appunto magari quelli della sfumatura nella piega, anche se appunto non è utilizzata da sola. Quindi andiamo con il primo colore, vado con un pennello da sfumatura. Ah no ragazze, una stupidaggio, vabbè, sarà il secondo colore che prenderò da qui. Il primo colore è Caramel di Nabla, eccolo qui, e lo vado a prendere con un pennello morbido da sfumatore. Io utilizzo il 217 di MAC e comincio a prendere questo colore per iniziare a sfumare la piega dell'occhio, quindi per iniziarla a definire molto molto sfumata, in maniera molto molto sfumata però. Quindi prendo Caramel, che è questo bel colore caldissimo, molto bello. Un altro colore che mi piace di Nabla, che è uscita adesso, invece è Paprika, sempre su questa scia dei caldi, però non l'ho preso perché ho il colore quello lì, non mi ricordo il numero adesso, comunque l'ho fatto in un altro tutorial. Ah, mi pare che l'ho utilizzato per il tutorial in cui ho truccato mia sorella, e ho utilizzato quel colore appunto Paprika, aranciato, molto caldo, bellissimo, della Puro Bio, ed è bellissimo, e quindi ho pensato di non prenderlo perché più o meno era simile, quindi l'ho preso, poi vedrò se mi sbagliavo oppure veramente così. Comunque, dopo aver iniziato a sfumare la piega dell'occhio con Caramel, vado a prendere un pennello più piccolino, più preciso, sempre però da sfumatura, è abbastanza morbido, e con questo pennello qui prendo appunto la Warm Naturals e prendo questo colore qui, uno dei più scuri, e comincio invece praticamente a sfumare anche all'interno proprio della piega dell'occhio, in maniera un po' più precisa, di modo da ottenere questa sfumatura più tridimensionale, più sfumata, che va da un colore all'altro. Rivado poi col 217 per ottenere una sfumatura omogenea. Vado poi con un pennello ancora più piccolo, ancora più preciso, e che non è tanto da sfumatura, anzi è proprio più da precisione. Allora, se lo trovo, eccolo qua, e quindi prendo questo tipo di pennello qui più a penna e vado a prendere sempre questo marrone che ho utilizzato nella piega più scuro, e lo mescolo con un po' di questo qui, che è proprio ancora più scuro e più spento, e li vado ad utilizzare con questo pennello molto molto preciso proprio
all'angolo dell'occhio, come se creassi proprio un angolo, una bordatura andando un po' anche tra le ciglia, per definire comunque la V finale dell'occhio. Quindi con questi colori più scuri vado a bordare questa parte, e poi sfumo con il pennello di prima, sempre comunque un po' abbastanza preciso, però appunto che mi rende il tutto più morbido e più omogeneo. Adesso ragazze vado a prendere il colore protagonista di questo trucco, lo adoro. L'altro giorno stavo in profumeria, lo stavo per comprare perché ho sbocciato un po' di ombretti puro bio che adesso sapete li vendono singolarmente, io invece ce l'ho nella palettina perché è uno dei primi che è uscito ed è questo meraviglioso, se non sbaglio impellire figlia numero 05. Ragazzi, stupendo, mamma mia, proprio parte la texture di questi brillantinati, di questi shimmer di puro bio, sono veramente, la texture è veramente burrosa, burrosissima, ed sono fantastici ragazzi da usare con le dita. Non avete idea della differenza che abbiamo se lo usiamo con le dita oppure se lo usiamo con il pennello. Quindi vado con il dito, lo vado a lavorare, che è di una morbidezza stupenda, guardate qua. Che bella scrivenza, pigmentazione, brillantezza, bellissimo. Mamma mia, sembra un metto in crema praticamente. E quindi lo vado a mettere sul restante della palpebra mobile. Vado poi con il pennellino piatto, quello da precisione, sempre con lo stesso colore, vado anche giù a dare continuità al trucco anche per quanto riguarda la rima ciliare inferiore. Poi in quest'angolo finale, per ricongiungermi con la parte più scura dell'angolo esterno, prendo quest'altro colore della palettina, quindi l'ho fatta con gli opachi per renderla comunque, omogeneizzarla bene anche con la parte questa qui brillantinata arancio, diciamo. Prendo un pizzico di questo colore qui, questo violaceo così, e lo applico leggermente, sempre con un po' con il dito, leggermente solo nella parte finale. Quindi ricongiungendomi con la parte più scura della sfumatura di questo trucco. Quindi fatto questo, poi leggermente vado a risfumare e con il pennello piatto di prima prendo il colore, appunto questo scuro, e vado a continuare anche al di sotto dell'occhio. Per rendere un po' più definito l'occhio vado poi con la matita marrone, questa è Teddy di MAC, ormai la vedete sempre nei miei tutorial, è la mia matita marrone preferita, e vado appunto a bordare leggermente la parte finale, a fare un po' di eyeliner, quindi ricongiungendomi con la parte superiore. Vado poi col pennellino angolato. Guarda ragazzi come vado spedita, è proprio bello, è proprio facile e utile fare prima un occhio perché così poi so precisamente cosa fare. Invece quando invece lo vado a fare man mano con voi, uno a volte si blocca, cioè, mamma, che metto, ora che faccio? Un attimo, devo prima pensarci, poi lo dico, se lo dico poi dopo mi devo correggere, eccetera. Quindi così è molto più facile. E vado a fare questa specie di eyeliner che però poi vado a sfumare per non renderlo appunto definito. Vado a prendere il mascara, che ho bene le ciglia, e sono ritornata a utilizzare il 4D Architect della L'Oreal perché ormai l'Urban Sex era diventato inutilizzabile, veramente troppo secco, quindi l'ho buttato, vabbè poi non l'ho ancora buttato, ve l'ho messo nei prodotti finiti a mostrarvi. E questo mascara mi piace tanto utilizzarlo in combo con prodotto molto carino di Essence, non mi ricordo se ve l'ho mai mostrato, mi pare di sì. Comunque un attimo che ora ve lo mostro. Volumizing Lash Powder, praticamente questa polverina impalpabile, questa polverina sottilissima, sono praticamente delle fibre che si attaccano alle vostre ciglia. Io le vado a prendere con uno scovolino pulito, le poggio al mascara che è ancora fresco e poi
chiudo perché altrimenti faccio il bagno, questo coso aperto, e vado di nuovo con il mascara, perché praticamente sono queste fibre che appunto devono essere messe tra le due passate di mascara, perché altrimenti non si attaccherebbero a nulla. Quindi con il mascara ancora fresco voi andate a mettere e praticamente vi infoltisce le vostre ciglia, ve le allunga, perché appunto sono delle fibre sintetiche che si attaccano alle vostre ciglia. E quindi questa combo mi piace da morire, perché il mascara, questo qui lo sapete, lo amo, ve le tiene bene in piega, ve le allunga, ve le separa, ve le fa belle, però non è tanto infoltente. Invece questa cosa lo rende anche bello infoltente, mi piace molto il risultato. Vado adesso con questi due colori, questo panna, questo burro opaco e questo qui più brillantinato, a colorare al di sotto delle sopracciglia, a definire le sopracciglia, perché voglio una cosa totalmente matta, quindi appunto mescolo questi colori e quindi vado ad illuminare l'arco sopraccigliare. Vado adesso, non mi resta che di là già l'ho fatto, ma da questo lato con voi no. Vado a correggere, quindi prendo il pennello ovviamente, vado a correggere l'occhiaia. Vado come sempre con un pennellino più piccolo, utilizzo il correttore Bobbi Brown nella colorazione Dark Peach, questo qui aranciato, per correggere l'occhiaia più viola, violacea verdognola. Certe volte, raga, non lo dico sempre le stesse cose, oppure sempre i prodotti, non ve li dico perché dico, vabbè, lo sanno, però giustamente mi rendo conto che i video, a meno che non ci siano persone che ci seguono proprio da più tempo, quindi sappiano tutto, sappiano le abitudini e tutto quanto, ovviamente chi guarda il video per la prima volta, chi si è appena iscritto e così via, non lo sa io che vado ad utilizzare, quindi scusatemi, avete ragione, ogni tanto mi dicono, ma scusa che hai usato, non l'hai detto. Scusatemi, quindi vado poi, oltre a mettere un correttore più aranciato per correggere, quindi correttivo, vado a mettere uno più beige, quindi più color carne, questo è il Doré di Avril, e vado quindi con lo stesso pennellino. Vado a prendere un pizzico di Under Eye Concealer 1.0 di Nabla. Quindi ne metto un po', questo è abbastanza denso, come sapete, ve lo dico sempre, mi piace, ma lo vado sempre un po' diciamo, diluire con Bella Sveglia di Neve, quindi con un pizzico di Bella Sveglia, e poi li sfumo insieme perché uno è troppo denso, ovvero quello di Nabla, e l'altro invece è troppo, e l'altro invece è molto leggero. Quindi li sfumo insieme, vado a correggere l'occhiaia e anche a pulire il trucco. Li vedete come vado subito a pulire tutto ciò che era superfluo, insomma, tipo le parti dell'ombretto che erano cadute, tutta la sfumatura che era andata anche nella parte di sotto, così via. Quindi correggo. Vado poi con un pizzico di cipria e utilizzo questa qui di Essence, o la Matte, questa qui bianca. Ne utilizzo un pizzico con questo pennello della Real Techniques, che è fantastico per queste piccole cose. E vado quindi a correggere, vado quindi a opacizzare, a fissare più che altro questi correttori. Del naso e così via, con una penna appunto correttore, dopodiché vado a sfumare come sempre con un pennello. Utilizzo lo stesso che utilizzo per il correttore perché è morbidissimo, perfetto. Sulle guance, come blush, vado ad applicare questo della Neo Bio, il Summer Bronze numero 01, che è bellissimo e adatto a queste sfumature, e vado poi leggermente a scolpire anche un po' lo zigomo. Di fare le labbra, quindi vado subito a farle. Allora, per quanto riguarda le labbra, ho pensato a una proposta,
classica perché voglio farle rosse, però non tanto classica per quanto riguarda la texture. Allora, prenderò un rossetto rosso matte, dopodiché però lo andrò a rendere metallizzato con l'ombretto, quindi andrò comunque a rifarmi a questa texture qui, proprio applicando questo ombretto sul rossetto, quindi al centro delle labbra. Vado quindi a contornare le labbra con rosso, con la matita rossa. Ho contornato le labbra con la matita rossa e ho finito. Non è vero, ragazze. Allora, non ho finito. Vado adesso a prendere un rossetto rosso e per questo trucco decido di utilizzare Marilyn di Mulac. Allora, adesso, ragazze, è il momento più bello. Vado a prendere questo ombretto che ho utilizzato sulla palpebra mobile. Con il dito lo vado a tamponare al centro delle labbra. Quindi mi tengo più che altro al centro. Ok, ragazze, questo è il trucco finito. Adesso mi sciolgo un attimo i capelli per farvi vedere un po' più decentemente il trucco ultimato e niente. Ed eccomi qui, ragazze, con il look finito, visto un po' più decentemente, senza fascia e pigiama. Io spero tanto che vi piaccia, mi piace tantissimo. Mi sono andata a guardare di là nello specchio e le labbra così danno proprio un effetto di bagnato, di labbra bagnate al centro delle labbra, sono stupende, perché poi il colore si rifà tantissimo, cioè ovviamente si rifà tantissimo perché è lo stesso, quindi il colore si rifà appunto a quello che ho sugli occhi. Mi piace tanto questo look, non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto, invece davvero lo rifarei molto volentieri per le feste, perché mi è piaciuto tantissimo. Io spero sia piaciuto anche a voi. Vi mando un bacio, fatemi sapere che ne pensate e buone feste.